Cinema, cinema, Tonino Pinto saluta in diretta da Cannes gli ascoltatori di Radio Free Station. Oggi Cannes ricorda anche la scomparsa di grande attore Roger Moore, scomparso dopo una lunga malattia, indimenticabile protagonista della serie di 007 e di tanti altri film di successo. Lo hanno chiamato a giusta ragione il genio uomo del cinema internazionale. La regina Elisabetta lo aveva nominato Sir proprio per i meriti del suo lavoro e della sua fantastica personalità. Innamorato dell'Italia, aveva anche avuto occasione di vivere tanto tempo in Italia con la sua prima compagna italiana. E poi oggi il festival ricorda anche Michelangelo Antonioni nel 40° di Braha, uno dei suoi film migliori. Un velo di tristezza per i drammatici avvenimenti di Manchester è sceso anche sulla 70° festival del cinema più importante del mondo. Ieri era appunto la giornata dei festeggiamenti per questo 70° e il mondo del cinema ha convocato con tutti o quasi i registi che hanno vinto una Palma d'Oro e gli artisti provenienti da tutti i 5 continenti si sono alzati in piedi prima del galà in silenzio per ricordare le vittime dell'attentato. C'erano tutti, da Nanni Moretti a Bill August, da Jean Campion, l'unica donna regista premiata in 70 anni con una Palma d'Oro, il francese Agnès Varda, Costa Gavras, Roman Polanski, che ha conquistato con il pianista la Palma d'Oro, dai fratelli Dardenne a David Lynch, da Ken Loach a Christian Mungiu, attorno a loro al Teatro Lumière i più bei nomi del cinema, dagli Oscar Will Smith a Charlize Theron, da Marion Cotillard a Nicole Kidman, Susan Sarandon, Antonio Banderas, Benicio del Toro, Matteo Garrone, Claudia Cardinale, Catherine Deneuve, la nostra Valeria Golino, Tilda Swinton, la madrina del festival Monica Bellucci, Christian Scott Thomas, l'attrice inglese e americana, ha ricordato anche la scomparsa ieri di Roger Moore e ha fatto un pensiero molto profondo su quelli che sono stati gli avvenimenti. L'indimenticabile primo 007 della storia della fortunata serie tratta dai racconti di Fleming è stato ricordato anche in una serie di appuntamenti a parte fatti proprio per il cinema per questo grande avvenimento. Il cinema ha reagito così, diciamo, con la sua massiccia presenza ad un atto vile che ha provocato la morte di tante persone che andavano a sentire, pensate, un concerto. Oggi, tra gli ultimi film del concorso, abbiamo finito di vedere poco fa L'inganno, bellissimo film questo, diretto da Sofia Coppola e interpretato ancora una volta da Nicole Kidman, ambientato nell'America del 1864 in piena guerra civile. Il film racconta la storia di un soldato ferito che si nasconde in un collegio femminile, scatena rivalità e tensioni fra le ragazze, ma contribuisce, ha detto Nicole Kidman, anche ad abbattere i tabù. Interpretato da un cast stellare, tra gli attori dell'inganno giganteggiano con Kidman, che sul set nel ruolo di una severa educatrice ha imparato a ricamare e praticare medicazioni, c'era Colin Farrell, Kristen Dust, ancora un premio Oscar, e Fanning. Tecnicamente L'inganno, che uscirà nelle sale italiane il 14 settembre, è il remake del film La notte brava del soldato Jonathan, ispirato allo stesso romanzo di Cooling Man, diretto nel 1971 da Dan Siegel e interpretato da Clint Eastwood e Geraldine Page. Ho raccolto la storia, ci ha detto Sofia Coppola, scritta da un uomo non dal punto di vista del soldato, bensì da quello delle ragazze. Un film da non perdere, accolto qui a Cannes con un lungo applauso. Diciamo che con una certa tristezza chiudiamo questo collegamento. Il festival, così come lo spettacolo in generale, deve continuare, ha detto il direttore del festival di Cannes. Deve continuare pensando soprattutto che il cinema ha il dovere di denunciare, e questo festival lo ha messo in evidenza con i film finora visti in selezione, film che parlano soprattutto di disagi, film che parlano di stress, film che parlano di ingiustizie, film che parlano di violenza, film che parlano di immigrati, film che parlano di malattie, film che parlano di una società malata, di una società che ha bisogno di ritrovare se stessa. Il cinema contribuisce, ha concluso il direttore del festival, e Cannes in modo particolare, non spegne i riflettori, li accende anzi, perché l'unica arma che ha è parlarne, giudicare, criticare e soprattutto indicare quello che tutti quanti ci auguriamo, così come ha detto il Papa ieri a Donald Trump in visita a Roma, e cioè guardare alla speranza.